Qualche tempo fa sono stato al castello di Montebello della Battaglia, il castello di Beccaria. Questo castello un tempo era abbandonato. Grazie a Davide Parisi, questo castello è in fase di recupero. E mi sono quindi recato al castello e gli ho fatto un'intervista. Un'intervista che vedrete tra poco, che vi racconterà com'è che gli è venuta l'idea di comprare un castello ed iniziarne le fasi di recupero. Oltre a questo parlerà anche Alberto Emilio Mietta, che ci racconterà la storia di questo castello in maniera abbastanza breve, dato che questo castello ha più di 500 anni di storia. Ma basta parlare e passiamo direttamente all'intervista. Ciao, sono Davide Parisi e insieme a mia sorella Barbara siamo i proprietari di questo castello, il castello Beccaria. Siamo a Montebello della Battaglia e in provincia di Pavia. Quando è nato il tuo interesse verso questo castello? Nel 2011 sono andato a vedere con un agente immobiliare per acquistare una cascina, non trovandola di mio interesse. Nel tornare indietro con questo, sempre con questo agente immobiliare, e siamo passati davanti a questo castello e parlando lui mi fa che era in vendita. Sono rimasto subito colpito perché ho visto un posto con l'erba alta in stato di abbandono e non so, mi ha colpito e quindi gli ho chiesto quanto voleva, era una cifra abbastanza importante, però non mi sono soffermato su quello, ma sul discorso di dire, cioè io lo voglio comprare, perché non è possibile che in un centro storico molto carino, con fra l'altro una chiesa molto bella, sia completamente abbandonato. E quindi da lì è partito la sfida, che io la chiamo la sfida oltre al sogno. Com'era il castello la prima volta che l'hai visto nella tua vita? Il castello, la prima volta che ho varcato il cancello, mi ha dato un'emozione grandissima. E c'era l'erba molto alta, era all'insù interno completamente sporco, non curato e lesionato in più punti. Però questa cosa mi è passata in secondo piano, nel senso che il mio sogno era comunque riuscirlo ad acquistarlo per poi studiare una strategia per poterlo fare rivivere. Ho visto tanti posti abbandonati nelle mie esplorazioni, ma in nessun caso ho mai potuto assistere a un recupero come quello che è stato fatto qui. Quanti sforzi sono stati necessari per arrivare a un risultato di questo tipo? E da quando siamo diventati proprietari abbiamo iniziato delle piccole opere di monitoraggio, quindi abbiamo cominciato a mettere nelle parti più lesionate dei puntelli, abbiamo un ingegnere che ci segue e un architetto che ci danno una mano a monitorare le parti più critiche del castello. Per quanto riguarda invece le cose che possiamo fare noi, siamo io e mia moglie Deborah che abbiamo iniziato le operazioni di pulizia, siamo partiti dall'area esterna, dopodiché siamo passati alle cantine, abbiamo riordinato tutte le cantine e poi piano piano abbiamo incominciato a pulire il piano terra, il primo piano e una parte diciamo del secondo. Le parti che abbiamo fatto, diciamo che stiamo cercando di tenere al meglio, sono le parti meno diciamo pericolose e per dargli vita, cioè quindi abbiamo cominciato a lucidare i pavimenti, gentilmente un restauratore che adesso è diventato un caro amico ci ha donato anche dei mobili antichi che noi abbiamo posizionato. Il tutto a cosa serve questo? Serve a far sì che si cominci a parlare del castello Beccaria, che c'è una persona che vuole farlo rinascere. Ovviamente io, non essendo persona ricca, non ce la posso fare da solo, ma sono convinto che con l'aiuto di varie persone e in attesa diciamo di un imprenditore illuminato che creda nel mio progetto business si possa finalmente a farlo rivivere. Quindi il castello è ancora in fase di recupero. Quali sono i piani per il suo futuro? Ma soprattutto in che modo è possibile aiutare il castello? Questa qua ad esempio è una stanza che abbiamo ultimato in questi giorni di pulire, quindi una normale semplice pulizia, però che fa risaltare il pavimento di tanti anni che è stato diciamo non
faremo qui con le nostre forze. Poi dopo vi farò vedere un'altra stanza al piano terra. Per quanto riguarda invece le opere di messa in sicurezza, è fondamentale al più presto riuscire a intervenire mettendo delle catene tra le pareti del castello, c'è un ingegnere che ci sta studiando, per far sì che si possa, diciamo, tenere legato. Questa è la prima operazione che dobbiamo assolutamente riuscire a fare. Come dicevo prima, c'è un progetto di business in attesa, quindi di trovare un imprenditore che condivida con me il mio progetto, e cercheremo di fare piccoli eventi come stiamo già facendo nel giardino del castello durante la bella stagione, dove ci sono delle associazioni che per aiutarci a sostenere organizzano degli eventi e ci donano una parte del ricavato. Lo stesso c'è anche un'altra associazione, Desertis Locis, composta da Imettola e Linda Martinelli, che si occupano di luoghi abbandonati e loro periodicamente organizzano delle visite all'interno del castello e anche lì una parte del ricavato ci viene donato a noi per i lavori, diciamo, della messa in sicurezza. È interessante la tua collaborazione con l'associazione Desertis Locis. Com'è nata questa collaborazione? E qua ci troviamo in un'altra stanza del castello dove anche questa da poco abbiamo terminato di pulire e abbiamo incominciato ad allestire con questi mobili che ci hanno donato. E qui vi voglio parlare come è nato l'incontro con l'associazione Desertis Locis. Intorno a dicembre del 2016 mi scrive Marco Moretti, un urbex, e mi chiede gentilmente se poteva venire a visitare il castello. Io purtroppo avevo un'operazione nei prossimi giorni, gli ho detto: guarda Marco, ci risentiamo verso gennaio-febbraio. Lui con molta gentilezza mi ha detto: va bene, nessun problema, e così è stato. Quindi fissiamo l'appuntamento qua al castello con Marco. Poi con lui è venuto Luciano Rosselli e mi ricordo ancora, era una domenica mattina molto presto. Io sono arrivato col mio furgone rosso con cui viaggio sempre e Marco e Luciano erano già lì fuori ad aspettarmi. Mi ricordo ancora questa particolarità, che sono sceso dal furgone e gli faccio: ma mica pensavate di trovare uno con la Maserati? Volevo trasmettere subito che era una persona semplice, molto tranquilla. Quindi siamo entrati e loro gli hanno cominciato a far girare tutto il castello, hanno cominciato a fare le loro foto. Poi io ho cominciato a raccontargli tutto quello che volevo fare e loro hanno accolto in me questa grande passione e alla fine mi hanno detto che avrebbero parlato con questa loro amica, che sarebbe Maggie Bettola, che aveva un'associazione che si occupa di luoghi abbandonati, e mi avrebbero messo in contatto. E così è stato, e al lunedì subito Maggie mi ha scritto e da lì è nato il tutto. Quindi hanno fatto un primo sopralluogo, hanno voluto realmente accertarsi la persona che ero, hanno quindi toccato con mano per capire. E da lì sono nati una serie di eventi fatti con loro, varie visite del castello. E tutto qua, quindi questo è un po' l'incontro con l'associazione Desertis Locis. Il castello ha sicuramente una storia affascinante. Puoi raccontarci brevemente la sua storia? Quindi il castello Beccaria, perché si chiama così? Innanzitutto è un castello che è stato edificato dalla famiglia Beccaria a fine del 1400. Se guardiamo l'architettura esterna vediamo che non ci sono delle mura che lo circondano, quindi qualcuno potrebbe chiedersi perché la parola castello, ma perché in sostanza i Beccaria, per poter costruire questo nuovo palazzo, hanno dovuto chiedere il permesso ai Visconti di Milano di poter cambiare la sede del castrum, e quindi ecco perché viene chiamato castello, ecco perché è Beccaria. L'hanno edificato alla fine del 1400, in particolare come testimonia un'iscrizione in arenaria posta sulla porta della torre. Nel 1472 i lavori si sono conclusi, quindi è ormai negli ultimi anni del Medioevo. Il Castello Beccaria
ha visto, per nostra fortuna, susseguirsi non molte, molte generazioni, sì, ma è passato di mano poche volte nella sua storia, perché già all'inizio del 1500 era abitato dalla famiglia gentilizia e nobile dei Bellocchio Pavese. I Bellocchio hanno abitato questo castello dal 1500 fino a metà del 1800, quando la proprietà è stata in sostanza divisa tra la famiglia De Ghisanzoni e il comune di Montebello. Quindi la proprietà del palazzo è stata divisa in due parti, con scopi anche diversi. La parte nobiliare è quella che dalla torre arriva fino più o meno a questa stanza, che adesso è contraddistinta dal colonnato esterno con la struttura mattoni a vista. È proprio in quel periodo, nell'Ottocento, dopo la metà dell'Ottocento, che il palazzo ha assunto questa sua architettura, come la vediamo più oggi, e quindi di fatto poi fino al 1924 c'è stata questa doppia funzione del complesso del Castello Beccaria: una parte adibita a residenza nobiliare e una parte invece adibita a comune, quindi con le prime scuole, asilo, che poi l'asilo è stato ripreso anche nei possedimenti che si trovano davanti verso la piazza della chiesa, e quindi una parte e una funzione pubblica. Poi nel 1924 il comune di Montebello ha costruito il palazzo comunale ancora esistente, e quindi ha messo all'asta questa ala del Castello Beccaria, che è stata acquistata dal barone De Ghisanzoni, il quale ha unificato tutta la proprietà e ce l'ha in pratica lasciata come la vediamo adesso. Per i redi del barone De Ghisanzoni è stato poi il conte Premoli, fino quindi a Ludovico Premoli e a Davide, che ha acquistato da Ludovico Premoli tutto il complesso. Quindi questa è un pochettino la storia: 1472 Beccaria, 1500 la famiglia Bellocchio, poi abbiamo detto il comune e la famiglia De Ghisanzoni dopo la vendita del Bellocchio, fino a De Ghisanzoni che hanno unificato tutto il palazzo, e Ludovico Premoli e Davide Parisi. Quindi questo è quanto è successo in questi anni, in questi più di 500 anni di storia.